10 colpi ad ascoltarlo. Di seguito, in una sera del 26 giugno in via Socrima Campagna a Torino, sono una fanfara della codardia che tossisce. Sono 14 volte di sforzi dallo stomaco, di un rigurgito fatto tutto a pezzettoni. Sono la risata che apre lo sfintiere di Mimmo Belfiore, suo cognato Placido Barresi. 14 spari in una serata d'estate. Se ci pensate, sono come una canzone d'amore suonata con le pietre. Chissà cosa avrà pensato il cane a vedere quegli uomini a forma di stracci scendere dalla macchina per finire con tre colpi di Bruno Caccia sul marciapiede e ripartire veloce a prendersi gli applausi della grande famiglia di vomito e merda. Chissà a che punto era arrivato il magistrato a riannodare i fili di una mafiopoli che su al nord continua a non volersi accorgersi e ricordare. Tutto sotto il secondo lampione, dicono che Torino ogni tanto sia funebre. Quella sera Torino era forma di un cuore schiacciato da una ruota all'incrocio. Mafiopoli, provincia d'Italia, è il paese dove siamo maestri a cominciare le storie sempre dalla fine. Senza una fine certificata non siamo capaci di raccontarle le storie. Senza il brivido finale siamo diventati maestri nel confezionamento. Facciamo i pacchetti di nastri e ceralacca più belli del mondo. Abbiamo professionisti sempre in tournée che ci raccontano i morti come fossero un arcobaleno, perché ci dicono che il bianco e nero è vecchio, il bianco o il nero è troppo radicale, e invece il mafiopoli c'è da essere chic. Che il magistrato Bruno Caccia sia stato ucciso il 26 giugno di domenica a Torino è scritto in un foglio tarmato, stampato con una stampante ad aghi, ma gli avvoltoi tra le macerie della memoria si sono subito messi in tasca i soprammobili di questa storia e ti hanno regalato, caro Bruno, quella memoria di polistirolo buona per le sfilate e per appiccicarci il nome al cartello bianco di una via, in questa mafiopoli dove tutto va al contrario e dove nei momenti di disperazione arrivi addirittura a sperare in una morte sparata. Così almeno pensi, così almeno venivano a leggersi che cosa stavamo dicendo prima. Mi chiedo Mimmo Belfiore cosa starà pensando adesso, stasera. Se un po', caro Mimmo, non ti disturba che quella memoria che pensavi di aver rapinato tutta è diventata una preghiera laica sul palco che non saprai nemmeno che cosa sia. Mi chiedo se ti brucia mentre in carcere recitavi la parte dell'invincibile e dicevi che Bruno Caccia l'avevi fatto ammazzare tu. Chissà quando te lo raccontano che a casa tua, piano piano, i guardiani del faro stanno strofinando via l'odore della tua famiglia e della tua vergogna. Chissà che magari, come tanti tuoi boss, compari, non preghi una volta morto di essere messo nelle mani di Dio. E allora ti auguro che Dio ti aspetti sotto un lampione su uno 128. Bruno Caccia e il suo cane sono quei due, sotto il secondo lampione. A Mafiopoli le storie si cominciano a raccontare sempre dalla fine. Bruno Caccia doveva finire il 26 giugno. Ti dico, per uno scherzo del destino, io il 26 giugno ci sono pure nato. Oggi c'è un cortile scippato ai Belfiore, un cortile che è stato rapinato al rapinatore, un cortile che vuole diventare da grande un giardino, una memoria che con le unghie si stiracchia e rompe il guscio. E allora sono sicuro che il magistrato, se è vero, come me l'hanno raccontato i suoi figli, sono sicuro che a guardarci dall'alto non riuscirete a trattenere un sorriso. Grazie. Un applauso a Giulio Cavalli. Grazie, grazie Giulio. E adesso è il momento della musica. Voglio presentarvi un giovane cantautore napoletano, Giovanni Bloch. Un grande applauso. E la sua band. Eccolo qua.
italiano per democrazia, tutti in fila ci mettiamo per burocrazia, aspettando il nostro turno per scappare via. Sono uno studente universitario, ordinario, e partecipo a festini ragamaffa, raga, raga, ragamaffa, raga te. Raggo dall'evento, entusiasmo straordinario, e partecipo a festini ragamaffa, ragamaffa, raga, raga, ragamaffa, raga te. E poi si beve la pinta e si commenta la quinta, ma quella no che non scopa, che non la vedo convinta. Un'altra sera dipinta tra queste squallide mura e la tua voglia di andare per non finire in usura. Comincio a avere paura, comincio a avere paura, ma quale sia la condanna dopo di questa cattura, perché è reato pensare che non si può sopportare e stare a farci molare come dei buoi sull'altare. Via, ce ne andiamo via, e se non ci ribelliamo è per democrazia, tutti in fila ci mettiamo per burocrazia, aspettando il nostro turno per scappare via. Via, qui andiamo via, e se non ci ribelliamo è per democrazia, tutti in fila ci mettiamo per burocrazia, aspettando il nostro turno per scappare via. Mi sono laureato, il dottorato, il precariato, sono carne nel macello dello Stato, consumato dal lavoro che ho cercato e che non c'è. Salvo il mio sterro col biglietto prepagato per il treno che mi ha subito portato a lavorare in un grande casolare. Andiamo via. In busto il tè. Perché è reato parlare, perché è reato cantare, perché noi siamo il prodotto del vostro magro lottare. Non è concesso patire, non è concesso soffrire, se stai soffrendo vuol dire che non ti sai divertire. Ma io non voglio negare, non preferisco votare, non voglio stare a sperare, non voglio stare a pregare. Perché è reato parlare, perché è reato cantare, perché noi siamo il prodotto del vostro magro lottare. Tenuto adesso in busto a te. Mamma mia, perdonami.